Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi. Oggi parliamo del rischio più grande che i mercati dovranno affrontare nelle prossime settimane. Negli ultimi giorni i mercati finanziari hanno iniziato una fase di rimbalzo, era abbastanza attesa dopo i crash della scorsa settimana, dopo aver toccato minimi incredibili, dopo aver fatto la peggiore settimana, le peggiori giornate di ribasso degli ultimi 50 anni, se non sbaglio. Era atteso un recupero dei mercati finanziari anche perché le istituzioni, la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, ma tutte le banche centrali del mondo, più o meno correlate tra di loro, hanno iniziato delle politiche di quantitative easing e questo ha spinto molto i mercati a riprendere un po' di tono, un po' di vigore e fare dei super balzi che hanno portato i mercati finanziari nella giornata di ieri, ma anche oggi stanno continuando a riprendere un po' di fiato. Pandemia scongiurata, tutto quello che era la paura delle scorse settimane è stata messa da parte, sembrerebbe di sì da parte dei mercati, ma fate attenzione perché i mercati spesso enfatizzano alcune situazioni. Ebbene sì, come enfatizzano quelle che sono le situazioni di panico e di crash, come hanno fatto nelle scorse settimane, i mercati enfatizzano anche quelle che sono le situazioni di entusiasmo per le politiche monetarie veramente ingenti, ragazzi, che sono state immesse negli ultimi giorni all'interno del mercato. Nella scorsa settimana abbiamo avuto gli annunci delle politiche monetarie, ma non c'erano stati ancora gli interventi, perché comunque tra il dire e il fare passa un po' di tempo in questo caso. Quindi le banche centrali, per immettere tutta la liquidità, iniziare i loro piani e progetti di acquisto, per esempio la Banca Centrale Europea ha iniziato a fare tabula rasa, a acquistare titoli di Stato e obbligazioni in generale dei paesi più a rischio. Prima che questo meccanismo raggiunga i mercati finanziari ci vuole qualche giorno. E quindi nella giornata di ieri e anche oggi stiamo vedendo i risultati di queste immissioni di liquidità che sono entrate massicciamente all'interno dei mercati finanziari per stabilizzare quella che era una situazione di totale panico e soprattutto di mancanza di fondo, ragazzi, cioè non c'era proprio un tappeto. Ma qual è il rischio che i mercati finanziari dovranno affrontare tra pochissimo, tra una settimana massimo, ragazzi? Cerchiamo di rispondere a questa domanda facendo un po' un excursus di quella che è stata la storia di questa grande crisi, di questo grande momento di crisi. Parliamo così perché è talmente veloce, ragazzi, che la crisi ancora non l'abbiamo neanche vissuta, non riusciamo neanche a immaginarla. Cerchiamo di toccare i punti fondamentali, i punti salienti. La prima cosa principale è che la pandemia si è sviluppata in tutto il mondo, non lasciando fuori neanche uno stato, tranne la Russia. Boh. A parte questo, ragazzi, sviluppandosi all'interno di tutti gli stati del mondo, una pandemia come quella di un virus, cosa fa in sostanza? Mina le fondamenta del sistema economico, che sono quelle relative alla produttività. Lo vediamo sulla nostra pelle in questo momento in Italia, perché siamo tutti in quarantena e iniziamo a vedere i primi risultati, ok? Abbiamo fatto 2 settimane tra virgolette a casa di vacanza. Per chi non era nelle zone rosse ha visto veramente situazioni di terrore, ragazzi, per le strade, situazioni che probabilmente lasceranno il segno per i prossimi anni a tutte le persone che sono state magari che hanno vissuto quello che il Nord Italia in questo momento sta vivendo. Per gli altri magari è stato un po' stare a casa e fare un po' di vacanza. Molti hanno però problemi relativamente all'ambito lavorativo, l'ambito economico che pesa tantissimo in questo momento. Perché, ragazzi? Perché la pandemia ha bloccato la produzione di ognuno di noi. Il PIL, ragazzi, è la produzione pro capite, il reddito pro capite di tutti gli abitanti di un paese. Quando vediamo collassare il prodotto interno lordo, in sostanza, in media, è un po' un euro a testa, ragazzi, andiamo tutti a perdere. Chiaramente, ragazzi, chi perde di più in queste situazioni? I ricchi. I ricchi, ovviamente. Perché? Perché sono quelli che con una crisi di produttività non vendono prodotti, non producono prodotti, hanno problemi di debito e tutto il resto, quindi vanno in crash. E di conseguenza abbiamo visto le stocks, le azioni e gli indici di borsa crollare a picco. C'è anche un secondo punto che va valutato di questa crisi. Sono crollate tutte
tutte le stocks e i mercati finanziari in generale, perché questa crisi è nuova per il sistema economico nostro. Non è una crisi che noi abbiamo vissuto nell'epoca moderna, perché non è una crisi finanziaria, non è indotta da manipolazione, non è indotta da speculazione, bensì è indotta da un problema proprio contingente, assenza totale di produzione imposta per legge sulla salvaguardia della salute pubblica, della salute di ognuno di noi. Non sappiamo neanche quali siano poi gli effetti collaterali anche quando questo tipo di problema sarà risolto. Quali sono gli effetti collaterali? A livello psicologico, molti consumatori cambieranno le loro attitudini di acquisto, perché una crisi del genere cambia moltissime persone, ragazzi, al di là di quello che ognuno di noi può aver vissuto, però il mondo in generale cambierà dopo questo evento. Questa incertezza spinge ancora di più i mercati finanziari a collassare, perché siamo in una zona totalmente oscura. Siamo in una zona in cui, in sostanza, ragazzi, nessuno sa che pesci prendere, perché abbiamo visto le compagnie aeree collassare totalmente, come se non ci fosse più la possibilità un domani di prendere un aereo e trasferirsi in un altro stato, perché le frontiere sono chiuse in tutti gli stati. Li apriremo, sì, ma quando? E quanto saranno i debiti che queste società nel frattempo accumuleranno? Tutta la mole di dipendenti che devono comunque pagare? Cosa succederà? Questi sono i vari punti e i vari perché i mercati finanziari sono collassati su se stessi. Cosa è successo a quel punto? Le banche centrali sono intervenute per calmierare la situazione, hanno immesso migliaia di miliardi, ragazzi, migliaia di miliardi, bazooka ovunque, veramente, ragazzi, hanno acceso le stampanti. Mario, accendi la stampa, Certoner nuovo! Hanno acceso tutte le stampanti, ragazzi, con questa carta straccia. Noi che facciamo anche criptovalute sappiamo quanto vale il denaro, in realtà assolutamente niente, ragazzi. E quindi hanno acceso e immesso, insomma, questa liquidità per salvare il sistema. Giusto, assolutamente, ragazzi, ci mancherebbe che le banche centrali, che hanno questo ruolo, non facciano effettivamente quello che devono fare, cioè salvare i sistemi economici. Hanno salvato il sistema economico, però qui arriva il punto, qui arriva il domani. Chiediamoci il domani cosa sarà. Il grande rischio che devono affrontare i mercati da qui in poi è esattamente quello che, una volta finito l'enfasi di questo stimolo monetario che vediamo in questa settimana, ragazzi, che stiamo vedendo ora, in questo momento, cosa succederà? I dati sulla produzione saranno migliori o peggiori di quelli che il mercato ha già scontato? Ragazzi, il mercato sconta tutto quanto, quindi ha già scontato la crisi, ha già scontato quello che sta succedendo sui mercati, però in realtà è solo una stima, ragazzi. Perché? Perché il mercato in questo momento non ha idea assolutamente di quando questa situazione finirà. Cosa succederà? Al momento abbiamo visto solo massicci aiuti di Stato, come giusto che sia, ma fino a quando questi aiuti di Stato potranno calmierare i prezzi nei mercati? Fino a quando questa situazione di rimbalzo potrà continuare nel tempo? Questo è il vero rischio delle borse. Quando finiranno gli stimoli monetari? Cosa faranno? Perché hanno già sparato tutte le cartucce, ragazzi. Gli stimoli monetari sono stati fatti tutti, adesso si vocifera addirittura 2.000 miliardi per gli Stati Uniti di piano di sviluppo. Abbiamo a novembre le elezioni del presidente americano, quindi Trump, arrivare così a un'elezione, cercherà, ragazzi, di fare qualsiasi cosa per far sì che il mercato non crashi fino a novembre. Questo è anche un discorso politico, assolutamente va considerato. Ma poi, punto interrogativo, alla fine novembre non è tanto lontano, ragazzi, perché mancano pochi mesi. Anche se riusciranno a mettere un tappo, mettere un freno al sistema, inondandolo di soldi, inondandolo di denaro stampato, inutile, carta straccia, lo sappiamo tutti, che cosa succederà dopo? Già il mercato era estremamente drogato, ragazzi, di soldi, e questi soldi sono andati totalmente bruciati, perché ricordatevi una cosa: questi crash del sistema finanziario non sono avvenuti perché la banca centrale ha ripreso i soldi indietro, si sono ripresi i quantitative
leasing che stavano facendo, le banche hanno ripreso i prestiti che davano alle aziende americane che si autocompravano le stocks. Non è avvenuto per quello, ragazzi, quei soldi devono ancora essere restituiti. Quindi il problema ed è il rischio da affrontare è assolutamente elevatissimo, ragazzi, perché se l'euforia di questi giorni finirà, tornerà di nuovo la paura, l'incertezza, il buco nero dove ci stiamo infilando in questi giorni, e a quel punto i mercati cosa faranno? Ma io spero sempre per la strada ovviamente positiva, ragazzi, spero sempre per un recupero, spero sempre per una situazione di tranquillità, che questa pandemia vada via, e ovviamente il mondo sicuramente andrà avanti perché l'ha sempre fatto, e vi dirò anche di più, il mondo andrà avanti anche nel modo migliore possibile e sicuramente molto meglio di prima. Però nel momento di tempesta, attenzione ragazzi, dobbiamo mettere il cappuccio e aprire gli ombrelli. E vi ho detto quello che è il rischio che i mercati affronteranno nei prossimi giorni, quindi fate un occhio anche a queste news, fateci un occhio, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti, lasciatemi un mi piace e come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!